più reale e razionale, diciamo, filosofo, cioè sostanzialmente chi vince ha sempre ragione. E adesso dicono a voi gufi, primi dal momento. Grazie professoressa, io vorrei concludere, così chiudiamo con la sala con la piena e poi ci sono tanti altri momenti per stare assieme, visto che il nostro ospite è qui, il professor Paci, grazie ancora per essere venuto da Roma, poi lei a Roma domani, all'assemblea, vero? Bene, io vorrei domandarle questo, un'altra ultima volta che si sente ripetere, che già mi passa, peggio, a volte, sta diventando veramente capitalmente diffuso, è che con questa non riforma ma revisione della Costituzione, grazie, che sto curando in scena, dove videro, tranquillo, bene? Professore, con questa revisione della Costituzione molti sono convinti che l'iter delle leggi sarà più rapido e più efficiente, perché il bicameralismo è un ferro vecchio che andava superato. È davvero tecnicamente così? L'iter delle leggi, il processo politico istituzionale sarà più rapido e più efficiente vedendo assieme legge elettorale, revisione della Costituzione? Perché questo è un altro argomento forte del sì. Io risponderò a questo, però prima vorrei aggiungere una cosa. Mi gira di dietro. Ma lo sento! Professore, lo sento! Meno male. Eccoci. Allora, lei ha detto una cosa, io purtroppo resto sempre professore, anche se ormai è in perfezione. Lei ha detto, ha sbagliato, sì, quando prima parlava di potere costituente. Il potere costituente è qualche cosa di irripetibile, cioè è spirito costituente. Lei aveva detto che adesso stiamo esercitando la costituente c'è stata nel 1946-47 e non c'è più. Io ero vicino ad uno che, del comitato del Noi, che diceva dobbiamo, la volta d'uscita dobbiamo fare un'assemblea costituente. Per carità di Dio, fare un'assemblea costituente significa negare che il fondamento alla Costituzione che c'è adesso. Quello che stanno facendo adesso è un procedimento di riforma costituzionale, perché, come dicevo prima, le revisioni costituzionali, come previste dalla Costituzione, erano omogenee per singole cose. Diceva un grande giurista tedesco, che purtroppo aveva fatto qualche peccatuccio, Carl Schmitt, diceva, attenzione, ma il potere costituente può emergere anche nel potere di revisione. Cioè, è questo il quadro della situazione attuale. O quella della legge costituzionale di Berlusconi, cioè che attraverso il potere di revisione, violando la procedura, violando i limiti previsti dalla Costituzione, si vada oltre e surrettiziamente si eserciti potere costituente. Questo dobbiamo negare. Possono fare, possono esercitare la revisione costituzionale e, come dicevo prima, dobbiamo cercare di imbavagliare questa riforma per dire che è sbagliato dover fare allo stesso tempo la riduzione dei costi, questo fa dire il bicameralismo, tutte le cose, modificare anche la forma di governo, messe tutti quanti insieme, è un tentativo di poter, di esercitare il potere costituente. Adesso torno a quello che mi ha detto lei. Che mi ha detto, ma non lo so. L'iter delle leggi si velocizza. Gli uffici della Camera o del Senato hanno calcolato che, a meno che non ci siano i tipi di partiti eccetera eccetera, il bicameralismo con 50 giorni passa da una a un'altra. Adesso andate a vedere che cosa hanno fatto. Anziché un unico procedimento legislativo, ce ne sono almeno 7.
uno bicamerale, uno monocamerale, aspetta, ma non ti ricordo, con prevalenza di uno, l'altro monocamerale con l'altra prevalenza dell'altro. Insomma, sarà un pasticcio, cioè si perdono nei conflitti di attribuzione tra l'uno e l'altro. Detto così, se vuole prendo la legge e li ripeto, se questa loro io dico no, ecco, vi dico sarà una perdita di tempo, sarà una perdita di tempo. E poi, però che cosa c'è? Che il governo ha la possibilità di porre un termine entro il quale deve essere. Questa è una procedura che quando venne elaborata in Francia, i giuristi italiani dissero, oh per carità, che cosa stanno facendo? Adesso ce l'abbiamo. Bene, grazie professore, poi ci sentiremo la distrazione, se la spirito, potere, ma come abbiamo imparato l'importanza delle parole. Io, con la incertezza, con la lezione, riforma, ma preferisco la linea Pesosti, chiamiamola deforma, è così, perché le parole sono importanti per anche fissare una posizione. Si forma, deforma, rende bella l'idea, perché poi bisogna, caro professoressa Monticelli, semplificare il messaggio, perché la grandissima maggioranza degli italiani, lo dicono tutte le ricerche, di questi temi non sa nulla. Ecco. Quindi, prego. Una domanda secca, visto che siamo giunti al termine di questa bellissima serata. Professor Pace è avvocato per nostri. Quando è stata passata, se una che l'altra riforma di legge, l'Italicum, ma anche la legge sulla riforma o deforma costituzionale, e non avrebbe dovuto comunque vigilare una sorta di comitato affari costituzionali o organo analogo per attendere, cioè per verificare l'attendibilità dell'iter se ne è uno o dell'altro? Mi sembra chiaro, certo. Avvocato Pesosti, un flash? Certo, c'è una commissione in ciascuna Camera che si chiama Commissione Affari Costituzionali che dovrebbe dare il parere di costituzionalità, ma in questo caso è la commissione che deve istruire. Il problema è che, questo non è venuto a meno solo me, sull'Italicum non c'è stata conclusa una fase del referendum. Cioè non si è conclusa l'esame in commissione con la nomina di un mandato da relatore di riferimento in aula. Già questo significa che il procedimento non è normale e che perciò contrasta con l'articolo 64. La solita questione è chi controlla il controllore. Siccome è un autocontrollo, diciamo che le due commissioni di affari costituzionali, ma in maniera particolare quella del Senato, sono tanti organi di garanzia che non hanno fatto la garanzia che dovevano fare. Non hanno svolto. Professore, è stato interpellato anche lei. Allora, è venuto meno la funzione di controllo, perché è stato passato? No, per favore, se no andiamo a finire e parliamo con quella ministra delle riforme. Sì. È una cosa bellissima. Un'intervista, merita di essere ricordato perché il ministro della riforma ha detto ma il Senato sono davvero soddisfatta che ormai il Senato non c'è più perché è sufficiente, aspetta, non come detto, i contropoteri sono la magistratura e il Presidente della Repubblica. Povera. Allora, per quanto riguarda la risposta, purtroppo i controlli non ce ne sono, cioè, c'è una procedura legislativa, cambiano signora, cambiano la procedura della legge ordinaria e la procedura di revisione costituzionale. Ci sono delle fasi, come ha ricordato anche l'avvocato del signor, prima in commissione in sede referente, poi in aula, eccetera, eccetera. Però, come ho cercato di spiegare prima, la procedura
della di revisione costituzionale, che come sapete poi deve essere votata due volte, eccetera, eccetera, non dovrebbe essere appiattita al livello delle leggi ordinarie, perché le leggi costituzionali sono, non dico allo stesso livello della Costituzione, ma quasi, cioè dovrebbero essere state votate da tutti quanti, ma maggioranza e opposizione, ecco perché i due terzi, capito? Quando lei dice però che ci sono dei controlli, e questo no, che ci vogliamo di quei studini che ti dicono, è una procedura parlamentare che ha delle garanzie per le minoranze. Quando io dicevo prima che è stato appiattito a livello dell'indirizzo politico, che cosa significava? Che la procedura di revisione costituzionale è stata violata. Mineo è stato cacciato fuori dalla Commissione Affari Costituzionali, anche Mauro è stato cacciato fuori Io scrissi un articolino su Repubblica riprendendo quello che allora era il vicepresidente del gruppo parlamentare PD, il quale aveva detto: ma qui mica si sta revisando la Costituzione, stiamo soltanto cambiando il Senato. Dice: non stiamo modificando la Costituzione, modifichiamo il Senato. Così, sotto traccia. Bene, io concluderei qui la serata, poi mi devo prendere i mezzi. Grazie di esserci stati. Grazie ai nostri relatori, al professor Monticelli, al professor Sostri, il presidente Sinan, Marcello Cipriano D'Avio, e grazie soprattutto al professor Pace, presidente, nominato per il mondo. Organizzeremo altri incontri e però cerchiamo di lavorare insieme a questo obiettivo comune.